Questa premessa spesso viene ricondotta, quando si parla di angravi, quando si parla di accaparamento di terre, a una visione anche questa, no? Di cui anche diciamo, le forze progressiste cosiddette portano la responsabilità, che alla fine ci sia un conflitto nord e sud, da una parte i paesi ricchi e attivissimi, dall'altra parte i paesi poveri, fondo che sorriso. Ma detto da me, la cosa vi sorprenderà, ma non è vero. Non perché non ci sono i cattivissimi e non perché non ci sono i poveri, perché una volta di più è un conflitto tra modelli, per cui il conflitto sull'uso del suolo e i processi di accaparramento e di concentrazione della terra in poche mani, per utilizzarla liberamente secondo una delle categorie che io ho elencato prima, che vanno dalla riserva naturale alla produzione di carciofi, dove però l'accaparramento privato lascia a chi ha il titolo di uso o di proprietà il diritto di scegliere, per cui evidentemente sceglierà laddove la moltiplicazione dell'investimento è più rapida, laddove, in questo non è casuale che l'economia legale si concentra in due settori, l'edilizia e l'agricoltura, e quando le due cose vanno insieme, no, perché il salto di valore da un terreno agricolo a un terreno urbanistico decine, di centinaia di volte, con una decisione politica, cioè il mercato non c'entra niente, cioè questo per me è un elemento fondamentale, non perché sia un fan del mercato, al contrario, ma perché siamo veramente stupidi, senti lì che però il mercato, no, però queste sono solo le decisioni, sugli accordi di programma, sugli accordi internazionali di libero scambio, sui processi di liberalizzazione della circolazione delle merci, sulle modifiche avvenute per facilitare la messa fuori controllo gli strumenti finanziari, con l'illusione che la crisi dell'accumulazione capitalista fosse possibile risolverla con una fase di accumulazione finanziaria. Sono sbagliati quelli che ci hanno creduto, non hanno fatto niente quelli che non ci credevano, questa forse è la cosa più grave. Quindi, perché non è una questione non giusta? Perché per esempio chi compra la terra e chi la accaparra, essenzialmente non c'ha colore, difendono chi l'accapara, difende lo stesso modello produttivo, ma può essere la banca d'affari, Legemetal, il suo fondo investimenti tedesco, gli vogliamo bene, sono tutti socialdemocratici, però se comprovate a giro con Deutsche Bank, l'elite locale, una delle ultime cose più scandalose che abbia mai sentito, è la concessione a titolo gratuito di 5.000 ettari, sono pochi, vedete voi, di terreni da riso in Malesia a una specie di Berlusconi malesiano, per i matrance di altri 5 e altri 5. Certo che rispetto ai 500.000 ettari messi in vendita in Sudan sono poca cosa, ma 5.000 ettari di risari in un posto in cui la taglia media dell'azienda per produrre riso è meno di 5.000 metri quadrati. Guardate un po' quante famiglie vanno via. Che significa concentrare la produzione di 5.000 ettari in mano a un taglio? E sta nel decreto che gli ha concesso questo articolo gratuito per l'esportazione, quindi queste terre vengono tolte ai contadini, cioè questo è l'accaparramento. Lo stesso fenomeno lo ritroviamo quindi all'interno del sud con facce, istituzioni del sud, vale per capitale finanziario, ma il capitale finanziario non c'ha né colore né odore, si muove attraverso gruppi di banche, si muove attraverso ricchezze private, si muove attraverso il riciclaggio del denaro dell'economia delinquenziale, che è quella che dispone del più alto tasso di liquidità in questo momento, si può permettere anche di telefonare a Draghi se c'è bisogno. E quindi non guardiamo questo fenomeno, che sicuramente è importante, quello dell'accaparramento di terre, che avviene nel sud del mondo per certi numeri, con la faccia del sud e del nord, ma i numeri assimilabili, perché ripeto, 5.000 ettari di risaie sono una cosa, valgono però quanto 250.000 ettari di savana, quindi piccoli numeri, 500 ettari per le città del Veneto o per la Disneyland qui nel Lazio, qui da noi sono bene preziosissimi, anche se la taglia è piccola, le
terre delle pesche che vanno via a Verona, so numericamente non molto, tonalità di ettari, compare a 300 ettari, ma 300 ettari di pesche, considerando che la taglia della famiglia che vive sono 2 ettari, 3 ettari, conti li fate subito. Quindi la prima questione è, non è un conflitto nord e sud, è un conflitto tra modelli, e i buoni stanno da una parte divisi a nord e a sud, e i cattivi stanno anche lì divisi, quelli che subiscono però sono uguali da tutte e due le parti. Cioè chi viene espropriato è piccolo, contadino, o l'azienda piccola, media, e questo vale secondo del paese. È una questione di mercato? No, perché la questione di mercato è arrivata dopo che c'è stata questa fiammata, questo innalzamento dell'interesse all'acquisizione di terre fuori dal proprio paese, che si è visto, appunto, l'NGFI, a partire dal 2002-2005 e in particolare dal 2007 in poi. E i valori si sono innalzati perché c'è stato questo. E questo c'è stato, per lo scopo non era di fare affari comprando e vendendo la terra, lo scopo era di fare una serie di altre cose legate tutte al conflitto dell'uso, da quello agricolo a quello che faccio il parco, tutto vero, quell'elenco lì è fatto su tutti i casi concreti attraverso il pianeta. Quindi, stranamente, è un po' come il prezzo della benzina alla pompa da noi, il mercato non c'entrava niente, come dicevo prima, nella decisione di andare, e ha subito lui, no, totalmente l'influenza, per cui l'innalzamento in alcuni posti dei prezzi della terra e dei contratti di concessione e dei contratti di produzione, che sono poi che sono tutti i livelli con cui, vedo che mi guardate così, forse un esempio lo faccio, che cos'è il contratto, cioè il contratto di acquisto di terre secondo voi la dimensione, credo l'altra volta l'avevo fatto vedere quello senegalese, una pagina del ministro, 5 pagine, 7 pagine in lingua piccola così, e vanno via 300.000 ettari. E questa è la forma, no? Capiscono tutti, c'è scritto la proprietà, lo Stato vende Tanzania a Etiopia, vende all'industriale indiano delle rose. Non è la cosa più drammatica. La cosa più drammatica è il cambiamento d'uso della terra. E quindi, per esempio, i contratti di coltivazione, i contratti di concessione del lungo periodo, i contratti di nulla, cioè di attesa, sono forme molto più gravi. E questi contratti sono ancora meno trasparenti e meno visibili, e hanno un elemento ancora più aggrave, che questi contratti come tali possono essere negoziati. Vendita di terra in Mozambico, acquisizione, banche olandese ed altri, vendita del contratto a gruppi di allevatori sudafricani per eventualmente allevare, vendita del contratto con sudafricani non solo per allevare ma per produrre qualche altra cosa. Probabilmente quella terra sta ancora lì da quando è stata venduta, e questi contratti stanno rimbalzando le negoziazioni in corso. Quindi da questo punto di vista, se la cosa non fosse stupida, si potrebbe dire che il mercato è subalterno, nel senso che subisce scelte che niente c'hanno a che vedere né con la legge della domanda e dell'offerta, né con le teorie liberistiche classiche, ma sono solo e soltanto azioni di speculazione nel senso proprio della parola, fatta da potentati. E questi potentati, ripeto, sono dispersi, e gli italiani ci stanno dentro, non è che noi siamo un po' da cattoni, anche noi continuiamo a far danni. L'ENI ha appena trovato gas e forse sabbia ancora lì in Mozambico, e all'interno di Mozambico tutta una serie di terre pretesamente agricole in attesa di valorizzazione. Ripeto, ce n'è per tutti. Ultimo pezzo di questo, allora la questione è che è un conflitto città-campagna. Lui ha già detto tutto, non è un conflitto città-campagna. Se c'è un conflitto, è un conflitto tra le visioni di agricoltura che ci abbiamo. E qui noi paghiamo uno scotto particolare, questo è veramente tipico del paese, degli italiani, dell'Italia, tornando un po' più alle cose nostre, che da noi
vige questa regola incredibile che qualunque altro uso del suolo che non è quello agricolo è sicuramente meglio, è vantaggioso economicamente. Per cui, per esempio, non c'è nessuna normativa in Italia che dice che facciamo una valutazione di impatto sui sistemi agrari prima di fare la città. In Australia c'è una legge che dice che l'uso agricolo del suolo è sacrosanto, non si tocca. Dopodiché, se è necessario, si vedrà, no? Se serve, si vedrà adesso. In un paese in cui sinceramente non è che gli manca la terra agricola, voglio dire, già parliamo della Corea del Sud, no? Che hanno superficie agraria utile che rappresenta quindi il 17%, quella del nord, ancora di meno, capisco che fa la legge dura. No, in Australia, insomma, la terra ce l'ha. Eppure, cultura anglosassone, liberismo, non c'è mai stato un governo comunista, non sono una banda di polpottiani, però hanno detto fermi tutti che l'uso agricolo della terra avviene prima di qualunque altra cosa. Il governo cinese si muove sulla stessa cosa. Nel Papa Ponte, un po' di mando, c'è delle notizie che vengono dalla Cina sull'invio dei carri armati contro i contadini che non erano d'accordo su certa terra per l'urbanizzazione, ma su questo poi sono state fatte disposizioni. È vero che però la questione città-campagna comunque va affrontata. Cioè, il problema di dove, come, perché, quando fare le case, il problema che resta non può essere risolto e saltato. Allora la discussione che deve essere fatta è in base all'uso conflittuale, insomma. Cioè dobbiamo entrare nella logica che non ci si può fare tutto, bisogna scegliere. Se è vero che l'uso conflittuale del suolo è un fenomeno generale, è vero anche sotto casa nostra. Per tornare alle questioni internazionali, l'impatto delle processi di acquisizione su larga scala della terra come elemento, anche quando queste acquisizioni restano totalmente agricole, cioè stanno casi, comunque sia il disastro è avvenuto. Cioè, quindi, al di là di questi conflitti tra l'uso che se ne fa, no? Le case, le ferrovie, i tunnel, il mais, il barbabietole, quello che volete, c'è poi un conflitto tutto interno all'agricoltura, su cui anche su questo bisogna dire che un'agricoltura organizzata su unità aziendali di grande scala è un'agricoltura che ha l'obbligo di un solo modello di produzione. Non è possibile fare un'azienda biologica di 350.000 euro, a meno che non fai l'allevamento del bisogno. Nel Nord America va bene, allora quello è biologico, è l'uso migliore della prateria, no? Perché un modello produttivo di larga scala ha delle regole, ha delle modalità d'uso, ha bisogno di certo tipo di varietà, certo tipo di uso dell'acqua, certo tipo di uso dell'energia, costi, ricavi, un mercato, una struttura produttiva obbligata, un sistema di distribuzione e c'è un prodotto finale che ha una certa qualità. Quindi la gravità dell'accaparramento di terre, dell'aumento della concentrazione, dell'aumento della taglia media delle aziende agricole sta anche sul tipo di agricoltura che ci viene proposta. Quindi i danni che vengono fatti dai processi di urbanizzazione e da questa valorizzazione assolutamente fuori controllo del valore della terra mette in competizione non sostenibile l'uso agricolo dall'uso non agricolo, e all'interno del sistema agricolo, quando ci sono dei ritorni, consente di allargare la maglia moderata. Per cui ci sono, per esempio, dei numeri incredibili in Italia. Nel centro-nord, negli ultimi 10 anni, le imprese agricole hanno aumentato la superficie del 18-20% e diminuito quasi del 10% la loro dimensione economica, che detto in altre parole sono diventate più grosse ma producono di meno. Meraviglia, delle meraviglie, per far cazzare i leghisti, che al sud è successo il contrario. Le aziende sono aumentate l'1-1,5%, 2, pochissimo di dimensione, ma hanno aumentato tra 15 e 20% la dimensione economica, che producono di più, producono di più, producono di più ricchezza.